Poi c'è Fili l'elefantina, è simpatica e carina. Questa Snaily il lumachino corre sempre e fa il postino. Bambini, l'orso curioso è qua, vieni con Fili, dai, partiamo. Con Fili ambia ti aspetta qua, vieni e ti divertirà. Tutto cambierà, vedrai, se tu un tasto premierai. Con Fili ambia ti aspetta qua, vieni e ti divertirà. Sullo schermo ti aspettiamo, se sei pronto cominciamo. Oh, questa festa di compleanno è così divertente. Tutti i miei amici sono qui e ognuno ha una storia interessante da raccontare. Quale ascolteremo per prima? È così difficile per me decidere. Vorresti scegliere tu la prossima storia? Tutto quello che devi fare è premere un tasto del tuo telefono. Snaily, vuoi parlarci di qualcosa che è accaduto a te? Quando sei emozionato, sorridi sempre. E beh, sì, ieri ho cominciato a lavorare come postino. Wow, che divertente! Postino, sembra interessante, dici di più. Buongiorno, buongiorno, vado a consegnare la posta. Oggi è il mio primo giorno come postino. Oggi è il mio primo giorno. Non devo fare confusione. Devo ricordarmi esattamente dove andare. A destra o a sinistra? O forse era a destra? Vado di qua e basta. Mi ricordo quello che mi hanno insegnato. Qui vivono i Brown. Ho due lettere per loro. Una è grande e una è piccola. Ora le metto nella cassetta della posta. Prima quella grande. Ciao Snaily, c'è una lettera per me? No, non oggi. Arrivederci. Thank you.
Salve, salve, salve. Salve, buona giornata. Così il tempo resterà bello. Wow, meraviglioso! Così è fantastico! Salve! Buongiorno! Salve Snaily! Salve Snaily! Sulla confitastiera. Pronto? Cosa hai detto? Una lettera? Una lettera per me? Qualcuno mi ha scritto una lettera? Sei stato molto gentile a dirmelo. Sono così emozionato. Vado a prenderla. Ciao. Facciamo uno scherzo a Snaily. Facciamo piovere su di lui. Premi il tasto con le nuvole e la pioggia scenderà su di lui. Shh.
Ti ho visto! Sapevo che mi avresti fatto uno dei tuoi scherzi birichini! Ora dovremmo chiedere ai nostri amici di far tornare di nuovo il sole, o ti bagnerai tutto! Ehi, amici! Per favore, fate splendere il sole qui a Confilandia, così Giampi non si bagnerà tutto! Non posso aspettare! Sono tutto bagnato! Bene, ora devo andare. Ci vediamo più tardi! Divertente fare il postino. La prossima volta voglio venire ad aiutarti a consegnare la posta. E la prossima volta ti prometto che ti farò uno scherzo ancora più divertente. Che bella storia! A chi chiediamo di raccontarci la prossima? È così difficile per me decidere. Vorresti scegliere tu la prossima storia? Tutto quello che devi fare è premere un tasto del tuo telefono. Ho aspettato tutto il giorno per raccontarvi cosa mi è successo la notte scorsa. Mi piacciono moltissimo le storie di Buddy. Scopre sempre tante cose interessanti. Vogliamo sentire? Racconta, Buddy! Per favore! È andata così!
per una passeggiata nei campi. Che bella giornata! E che bei fiori! Sarà una gita meravigliosa! Oh, che peccato che i fiori siano tutti gialli! Sarei molto più contento se fossero... Se fossero rossi, si intonerebbero molto meglio con le mie calze! Ma aspetta un attimo! Con Finlandia tu puoi cambiare i colori dei fiori. Puoi farlo tu! Puoi farli diventare del colore che preferisci. Oh, per favore, mi aiuti a colorarli rosso! Per favore, colorali di rosso! Cos'è questo? Non è il colore che volevo, è viola. Per favore, colorali di rosso. Cos'è questo? Non è il colore che volevo, è arancione. Per favore, colorali di rosso. Peccato, non è il colore che volevo, ma è comunque molto carino. Il sole sta tramontando e si sta facendo buio. Devo andare a casa. Peccato, perché continuerei a giocare per ore ed ore. Oh, non sono per niente stanco. Non voglio ancora andare a dormire. Nemmeno io dal momento che mi sono appena svegliata. La mia mamma dice che la sera dovrai andare a dormire per crescere grande e forte. E dice anche che di notte tutti dormono. E i fiori con cui giocavo oggi staranno dormendo anche loro? Vai a vedere da te. Una grande idea! Ma prima voglio chiamare qualcuno per dirgli dove sto andando. Chi posso chiamare? Tutti i miei amici probabilmente dormono adesso. Ah, lo so, chiamerò te. So che tu non stai dormendo ora, è vero? Ciao amico, è bello parlare con qualcuno che non sta dormendo. Sto andando a controllare se i fiori stanno dormendo e come crescono. Resta con me e vedremo insieme che cosa sta succedendo. Ok, ora vado. Interessante! Sembra proprio che siano addormentati. Nessuno di loro sta crescendo. Ehi, Buddy, cosa ci fai qui di notte? Non dovresti essere a letto a quest'ora. Ciao, Fiore. La mia mamma mi ha detto che tutti dormono di notte e che anch'io dovrei per poter diventare grande e forte. Volevo sapere se anche voi state dormendo. Buddy, sei davvero un orso curioso. Noi non dormiamo di notte. Non abbiamo bisogno di dormire come te per crescere. Beh, ma allora come fate a crescere? Per crescere abbiamo bisogno di molta acqua, di pioggia. Se ora piovesse, domani potresti vederci più grandi e più belli.
Come? Davvero? Ho un buon amico che può facilmente far piovere qui a Confilandia. Davvero? Magnifico! Lo dico a tutti gli altri! Aiutiamo questi fiori a crescere. Aspetta solo che rientri in casa, così non mi bagnerò. Oh, sono tutto bagnato. Vado a casa a cambiarmi i vestiti. Grazie, Buddy, sei un amico. Ora vai a dormire e domattina non dimenticare di guardare fuori dalla finestra. Buonanotte. Vado a dormire. Se tu sei curioso quanto me e vuoi vedere cosa succederà domattina, premi il tasto del sole. Così a Confilandia sarà mattina. Buongiorno! Guarda! I fiori sono cresciuti veramente la notte scorsa! Come sono grandi e che belli! È stata una bellissima esperienza! Ora avremo qualcosa da raccontare ai nostri amici oggi, alla festa di Fili. Che meravigliosa avventura! Non sapevo che i fiori avessero bisogno di acqua per crescere. D'ora in poi, ogni volta che passerò accanto a un fiore, lo leccherò. Che bella storia! A chi chiediamo di raccontarci la prossima? È così difficile per me decidere. Vorresti scegliere tu la prossima storia? Tu, Confi, raccontaci ancora di quando sei andato allo zoo e il leone è diventato il migliore amico di Snaily. E della giraffa che non riusciva a smettere di ridere. Oh, ho raccontato questa storia almeno un migliaio di volte. E allora? E allora? Noi vogliamo ascoltarla ancora una volta. Ok, in realtà mi diverto a raccontarla. Salve! Buongiorno, buongiorno! Prego, entrate! Entrate! Oggi ci sono un mucchio di cose da vedere allo zoo! Stupendo! Io amo gli animali! Guarda! Confi e Jumpy sono venuti a visitarci allo zoo! Guarda! Il leone marino sta giocando con una palla! Wow, che bello! Che spettacolo divertente! Thank you.
Jumpy. Ciao, Jumpy. Salve, cari alci. Guarda, Jumpy, c'è un rinoceronte. E lì c'è un rinoceronte cucciolo. È così dolce. Ciao, rinoceronte. Ciao, pavone. Fai la ruota con la tua bella coda. E io faccio la ruota con la mia coda solo quando splende il sole. Il tasto del sole, così il sole splenderà. Fantastico! E ora puoi colorare la coda del pavone con i colori che preferisci. Viola, più colori! Arancione, più colori! Verde, più colori! Blu, più colori! Giallo, più colori! Rosso, più colori! Viola, più colori! Arancione, più colori! Verde, più colori! Blu, più colori! Giallo, più colori! Rosso, più colori! Che sole caldo! Che bella giornata! Certo, è una stupenda giornata! E anche tu sei stupendo! Sono d'accordo! Mi piacerebbe avere una coda colorata come la tua! Grazie, ma anche tu hai una coda carina! E tu hai i capelli arancioni! Vorrei avere una piuma di quel colore nella mia coda! Grazie! Ciao! Jumpy, stai saltando dappertutto come un canguro. Stai attento a non finire per sbaglio nella gabbia del leone. Che spavento! Un leone! Jumpy, guarda il povero leone. La sua zampa è rimasta intrappolata tra le sbarre della gabbia e gli fa male. Dobbiamo aiutarlo. Ma è grosso! Fa paura! E inoltre non so come aiutare un leone. Lo so, chiameremo Snelly. Lui sa sempre cosa fare. Giusto, Snelly ha sempre buone idee. Ma come facciamo a chiamarlo? Non abbiamo un telefono.
ma il nostro amico con la confitastiera ne ha uno. Alza la cornetta, premi il bottone di Snaily e digli che Confi e Jumpy desiderano che vada allo zoo per aiutare il leone. Come? Il leone nei guai! Arrivo subito! Aprirò questa porta in un batter d'occhio! Wow, che bello! Amici, per avermi aiutato. D'ora in poi sarò sempre un vostro buon amico. Dove andiamo adesso? Andiamo all'acquario. Ciao! Guarda che cosa è successo alla giraffa! Guarda come sta ridendo! Mi chiedo che cosa la stia facendo ridere in quel modo! Sicuramente non è stato uno dei miei scherzi! Mi piace! È carina! C'è qualcosa che non va! Sta ridendo troppo! Guarda! La giraffa ha qualcosa nell'orecchio! Ho un'idea! Chiederemo al bambino di far cadere della pioggia sulla giraffa! Così il rametto di pino che è dentro al suo orecchio cadrà giù! E la giraffa smetterà di ridere! Ottima idea, Jumpy! Fa piovere qui! Ha 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 ha!
Grazie mille, sei un buon amico. È stato un piacere aiutarti. Buon appetito. Ciao. Ah, sono contento che la pioggia abbia aiutato a far cadere il rametto di pino dall'orecchio della giraffa. Le faceva così tanto solletico. Ora può riposarsi, mangiare e ridere quanto ne ha voglia. Anch'io sono molto felice. Ma ora comincio ad avere freddo e ad essere bagnato. Anche io. Fa spuntare il sole a Confilandia. Fantastico! È spuntato il sole. Fa caldo. C'è il sole. Venite a trovarmi ancora! Adesso è ora di andare a casa. Ci siamo divertiti un mucchio allo zoo. Abbiamo aiutato i nostri amici. Wow, che bella storia! Peccato che non ero con voi allo zoo! Che bella storia! A chi chiediamo di raccontarci la prossima? È così difficile per me decidere! Vorresti scegliere tu la prossima storia? Tutto quello che devi fare è premere un tasto del tuo telefono. Che succo delizioso! Spero che nessuno si dimentichi che oggi è il mio compleanno. Io adoro i compleanni. E specialmente il mio. Adoro soprattutto ricevere regali. Vediamo. Chi ho invitato alla mia festa di compleanno? Il grazioso Confi. Giampi il birichino. Buddy, che ha detto che sarebbe venuto con la sua nuova macchina rossa. E naturalmente Snaily, che ha promesso di portarmi un regalo grande grande. Buon compleanno! Buon compleanno, Fili! 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 Grazie, Confi! Oh, che succede, Fili? Hai di nuovo rotto la sedia? Lascia che ti aiuti ad alzarti! Questi sono per te, Fili. Li ho gonfiati tutti da solo. Mille grazie, Confi. Sono così belli. È un magnifico regalo. Buon compleanno, Fili. Ciao, Confi. Ciao, Giampi. Fili, questo è per te. È il mio osso preferito. L'ho conservato tutto l'inverno aspettando il tuo compleanno.
Ma Giampi, gli elefanti non mangiano gli ossi come fanno i cani. Oh, non importa, mi piacciono tutti i regali che mi fa Giampi. Dopotutto, la cosa più bella delle feste di compleanno è ricevere dei regali. Buon compleanno, Fili! Spero di non essere in ritardo. So che ti piace molto parlare al telefono. Guarda cosa ti ho portato! Grazie, Snaily! È davvero un regalo meraviglioso! Ora posso telefonare a tutti quelli che voglio! Ma... a chi dovrei telefonare? Penso che dovresti invitare il nostro nuovo amico che l'ha seduto davanti allo schermo con la confitastiera! Ciao! Sto per chiamarti con il mio nuovo telefono! Parlando! Oh, stiamo parlando! Che buon amico! Sei invitato alla mia festa di compleanno! Ora devo riagganciare! Resta con noi e non dimenticare di rimettere a posto la cornetta! Buon compleanno! Questo è un regalo per te, Fili! Spero che ti piaccia! Sono così felice che tu mi abbia invitato alla tua festa! Oh, Buddy, che bel cappello! Ho sempre sognato un cappello come questo! Buon compleanno! Magnifico, ci siamo tutti! Mettiamoci a tavola! Che bella storia! A chi chiediamo di raccontarci la prossima? È così difficile per me decidere! Ciao, caro amico! Sono contenta che tu abbia chiamato! Ah, è così bello ricevere una telefonata nel bel mezzo della giornata! Ehi, vuoi ascoltare una storia buffa? Invece di raccontare una storia buffa, ho creato io una storia buffa! Ciao, caro amico! Sono contenta che tu abbia chiamato! Ah, è così bello ricevere una telefonata nel bel mezzo della giornata! Ehi, vuoi ascoltare una storia buffa? Invece di raccontare una storia buffa, ho creato io una storia buffa! Ciao, caro amico! Sono contenta che tu abbia chiamato! Ah, è così bello ricevere una telefonata nel bel mezzo della giornata! Ehi, vuoi
Vuoi ascoltare una storia buffa? Invece di raccontare una storia buffa, ho creato io una storia buffa. Pronto! Wow, come sei gentile a telefonarmi! In questo momento però sono occupata e vado un po' di fretta. Chiamami un'altra volta, così chiacchieriamo un po'. Per il momento ti saluto, devo scappare.
Pronto? Chi parla? Ah, sei tu! Scusa se ti ho fatto aspettare, non riesco mai a trovare questo telefono. Pensi che dovrei cambiare telefono? Bene, sto macchinando nuovi scherzetti. Tienti in contatto. Scusa se ti ho fatto aspettare, non riesco mai a trovare questo telefono. Pensi che dovrei cambiare telefono? Bene, sto macchinando nuovi scherzetti. Tienti in contatto. Fatto bene a telefonarmi. Ho la sensazione che se non mi fossi svegliato proprio in questo momento, mi sarebbe successo qualcosa. Quindi chiamami di tanto in tanto e svegliami. Grazie e ciao! Che se non mi fossi svegliato proprio in questo momento, mi sarebbe successo qualcosa. Quindi chiamami di tanto in tanto e svegliami. Grazie e ciao! Bene a telefonarmi. Ho la sensazione che se non mi fossi svegliato proprio in questo momento, mi sarebbe successo qualcosa. Quindi chiamami di tanto in tanto e svegliami. Grazie e ciao! Thank you.
Si sta facendo buio. Dobbiamo andare a casa. Ci vediamo domani. Adesso è giorno. Mezzogiorno, luna, le due, le tre, le quattro, le cinque, le sei. Le sette, le otto, le nove, le dieci, le undici, mezzanotte. Adesso è giorno.